Ehi, my man. Hey, come? Il solito? No, nah, I want fresh today. I want to look like an investor. Un investitore. Io investo con XTB. Anch'io investo con XTB, principalmente in valute. Le valute sono interessanti, ma. le materie prime sono tutt'altra cosa. Oh, materie prime! Io investo in azioni. Hey! Sono io il vero investitore qui. That's not how you invest these <ride> days. Download the <ride> app, open an account, and get access to thousands of markets. Attenzione, investire comporta il rischio di perdere denaro e potrebbe non essere adatto a tutti. Signori, buonasera e bentrovati a questo nuovo appuntamento, questo nuovo seminario. Eh, per chi non mi conoscesse, io sono Salvatore Arcoraci. Eh, in questo eh, nuovo evento, eh, organizzato insieme diciamo in partnership con il broker XTB, abbiamo cercato di rispondere a eh, un'esigenza eh, di conoscenza che è venuta in maniera massiccia da parte vostra. Inerente all'analisi fondamentale, argomento eh, molto vasto ed eterogeneo, che senza ombra di dubbio eh, richiede delle conoscenze molto approfondite, conoscenze che poi devono essere unite tra di loro per poter dare, eh, diciamo, un'informazione valida per prendere scelte consapevoli sui mercati finanziari. E do il benvenuto a tutti voi, sto seguendo eh, i messaggi, ovviamente mi concentrerò su quello che è l'argomento di oggi, anche perché, <coughs> scusatemi per la voce, sono stato eh, diciamo, colpito da uno stato influenzale e ancora non mi sono ripreso del tutto. Come dicevo, la mia pretesa non è quella di spiegare l'analisi fondamentale in un'ora, eh, circa un'oretta, ma è quello di darvi le nozioni fondamentali che poi necessiteranno probabilmente, sicuramente... E degli approfondimenti per essere compresi. Ovviamente vi invito all'interazione, avete la chat a disposizione, quindi potete scrivere le vostre domande e nei momenti di pausa che ci saranno eh, durante diciamo, eh, la, mia, la mia presentazione, proverò a rispondere ai vostri questionari, alle vostre domande, alle vostre curiosità. Quindi, a questo punto chiedo alla regia di eh, condividere la presentazione in modo tale che possiamo iniziare allora benvenuti a tutti e come vi dicevo all'inizio per chi non mi conoscesse io sono Salvatore Arcoraci sono un consulente finanziario abilitato all'offerta fuorisede scritto presso l'albo di Roma sono un trader indipendente e anche partner esterno del broker XTB allora Cerchiamo di eh, schematizzare gli argomenti per poter eh, portare un argomento che semplice non è in un terreno di consapevolezza, in un terreno di comprensione. In tal senso gli argomenti che affronteremo stasera sono i seguenti. I cicli economici. È fondamentale capire in quale ciclo economico ci troviamo, in modo tale da comportarci di conseguenza. Faremo eh, un confronto tra le due principali tipologie di analisi, quindi analisi fondamentale e analisi tecnica. Entreremo nel vivo dell'analisi fondamentale, quindi i principi che riguardano questa tipologia di approccio, e poi infine guarderemo il calendario economico, le news, come analizzarli, e infine le diverse fattispecie eh, che riguardano gli eventi come il CPI, gli NFP, il PPI e così via. Allora, la domanda che subito vi pongo, la pongo a voi ovviamente. Se mi date una risposta in chat, eh, la commentiamo subito, se no proseguo perché veramente sono tanti gli argomenti che oggi voglio affrontare in questo seminario. Secondo me molto importante perché l'introduzione all'analisi fondamentale è eh, quella che ci può consentire di capire veramente come muoverci nel medio e lungo periodo. In quale ciclo economico ci troviamo in questo momento? ovviamente se ne sta parlando in tv se ne parla ovunque ci troviamo nel ciclo dell'inflazione ma cos'è esattamente l'inflazione l'inflazione possiamo, la possiamo definire come un fenomeno di natura transitoria che consiste nell'aumento generalizzato e prolungato dei prezzi cosa comporta tutto questo ovviamente comporta l'erosione di liquidità dei risparmi e riduce la capacità di acquisto proprio perché L'inflazione eh, attualmente, considerate che in questo momento solo in Italia l'inflazione è all'11,8%, nell'area economica è al 10,2%. Questo, per trasformarlo in parole povere, significa che i nostri risparmi vengono deturpati, deprezzati del 10% annualmente, fin tanto che questa situazione non cambierà. Risulta per questo fondamentale capire veramente ed effettivamente, praticamente, in quale ciclo ci troviamo. Un ciclo di inflazione ci impone di allocare le proprie risorse, o attraverso investimenti immobiliari o attraverso investimenti immobiliari. Ovviamente non voglio troppo entrare nel merito <coughs> perché rischio di perdere il focus del topic di stasera, dell'argomento di stasera e voglio andare velocemente in modo tale da andare poi al nocciolo del nostro seminario, del nostro incontro. Un altro ciclo economico molto importante di cui già si inizia a parlare è la recessione, un fenomeno macroeconomico che comporta un basso livello di produzione, aumento della disoccupazione, rallentamento della produttività, riduzione dei consumi e difficoltà di accesso al credito. Quindi la recessione scusate la recessione è quello che ci potrebbe aspettare nei prossimi mesi poi un altro ciclo economico importante è la stagflazione la stagflazione non è altro che la somma matematica dei due scenari che ho sopra descritto cioè inflazione più recessione portano alla stagflazione speriamo di evitarla nei prossimi mesi nei prossimi anni e infine abbiamo la deflazione cioè il contrario dell'inflazione cioè una diminuzione generalizzata eh, dei prezzi non pensate che sia una cosa positiva nel senso che eh, l'obiettivo da parte delle banche centrali lo vedremo più avanti nelle politiche monetarie è proprio di, eh, di mantenere la stabilità dei prezzi ok quindi eh, troppa inflazione o troppa deflazione non sono eh, indicatori positivi per la crescita economica. Qui in basso, come vedete, c'è un piccolo schemino che spiega eh, velocemente come, in un periodo di stagflazione, la crescita economica rallenta, nel periodo di inflazione aumenta, nel periodo di deflazione rallenta, e così via per quanto riguarda la disoccupazione. Quindi avrete modo di prenderne appunti, ma più avanti parleremo anche di questi aspetti. Buonasera, vedo che vi state collegando pian pianino, mi fa molto piacere, vi raccomando l'interazione all'interno della chat che nei momenti di, di pausa proverò a rispondere. A questo punto, una volta che abbiamo definito il ciclo economico in cui ci troviamo e quello che potrà essere il prossimo step, eh, come abbiamo visto nella slide precedente, dobbiamo anche, eh, per poter partire tutti dallo stesso livello, tutti presenti questa sera a questo seminario, vi ringrazio la vostra presenza capire la differenza tra eh, le due principali tipologie di analisi cioè la differenza tra l'analisi tecnica e l'analisi fondamentale ovviamente lo faremo molto velocemente per poi entrare nel vivo dell'analisi fondamentale che è l'argomento di stasera cosa hanno in comune e cosa differenzia queste due tipologie di analisi ovviamente entrambe <coughs> hanno in comune l'obiettivo di provare a prevedere il potenziale andamento futuro dei prezzi. Cosa invece le differenze? Le differenze il rapporto causa-effetto. Infatti, come potete vedere, l'analisi fondamentale si preoccupa di studiare gli eventi che hanno causato un determinato movimento dei prezzi, mentre l'analisi tecnica si preoccupa di studiare gli effetti che questi eventi hanno generato sui grafici. La differenza è molto sottile, come potete vedere. Però è bello rappresentarla così perché in poche parole ci permette di capire che non sono altro che il rapporto tra la causa e l'effetto, la causa scatenante e l'effetto che si è scatenato. Adesso possiamo entrare nel vivo dell'analisi fondamentale. Ovviamente anche queste descrizioni, oltre ad avere un aspetto teorico, sono anche frutto soprattutto frutto dell'esperienza personale, no? esperienza di diversi anni sui mercati finanziari, che mi consentono, senza alcuna pretesa ovviamente, di poter dire che l'analisi fondamentale consiste nella selezione, individuazione e interpretazione delle variabili micro e macroeconomiche che possono, potranno nel prossimo futuro influenzare l'andamento del prezzo di determinati strumenti finanziari attraverso lo studio di questa tipologia di analisi, quindi dell'analisi fondamentale, sarà possibile effettuare delle proiezioni sui movimenti possibili futuri del, del mercato. Quindi, come potete vedere, nel, nella parte bassa di questa slide si parla di variabili micro e macroeconomiche. Ovviamente, come sto dicendo dall'inizio, ciascun argomento che sto, che sto toccando, di cui faccio menzione, eh, è raccontato su decine di libri, cioè ci sono tomi da studiare per poter parlare di micro e macroeconomia. Quindi la mia pretesa non è stasera fare una lezione di questo tipo, ma è cercare di portare questi argomenti in un terreno di consapevolezza, anche se stai iniziando o hai iniziato a fare trading da pochi mesi. Quindi dobbiamo tenere in considerazione queste due variabili, la variabile micro e la variabile micro e macroeconomica. Cosa sono le variabili micro e macroeconomiche? Allora, la microeconomia si concentra nello studio di singoli mercati, settori o industrie, quindi studia le scelte razionali che può fare un'impresa o un consumatore al, determinato, diciamo, al variare di un determinato prezzo, quindi le scelte che fa l'impresa o che potete fare voi come singoli consumatori. La macroeconomia, come dice la parola stessa macro, Studia l'economia nel suo complesso, in questo caso tiene in considerazione le scelte di interi stati o aree economiche. L'area economica può essere, ad esempio, l'area europea. Con l'obiettivo attenzione, di crescita economica, stabilità dei prezzi, piena occupazione ed equilibrio della bilancia commerciale. Facciamo un esempio semplice e veloce che riguarda la microeconomia. La microeconomia studia Previsioni di crescita del settore della cyber security, del settore informatico, del settore eh, ambientale e così via. Oppure può studiare l'andamento delle singole società. Quindi, come potete vedere, la microeconomia, eh, diciamo l'analisi fondamentale attraverso la microeconomia, è più indirizzata verso un trader azionario, in indici, in fondi comuni, in ETF. Fatta questa premessa, io mi concentrerò principalmente sullo studio della macroeconomia, in quanto la macroeconomia mi permette di avere maggiori informazioni in merito agli strumenti che io maggiormente utilizzo. Okay? Vediamo nello specifico quindi le variabili micro e macroeconomiche. Allora, le variabili macroeconomiche, adesso farò una pausa, ok? Perché gli argomenti sono un po' pesantini e capisco benissimo. Quali sono le variabili macroeconomiche? Le decisioni sui tassi di interesse, eh, i dati che riguardano l'inflazione, la disoccupazione, eh, la disoccupazione e l'occupazione, ovviamente, il prodotto interno lordo e così via. E questi li vedremo nel dettaglio più avanti. Le variabili microeconomiche, come ho detto prima, riguardano le scelte del consumatore, quindi il consumo, le decisioni dell'impresa e quindi la produzione, le scelte singole. <coughs> A questo punto eh, possiamo dire che l'analisi fondamentale permette al trader di avere ampia consapevolezza su quelle che sono le dinamiche che potrebbero influenzare i movimenti di prezzo di uno o più strumenti finanziari, perché non vi dimenticate che comunque gli strumenti finanziari sono interconnessi tra di loro. Attraverso correlazioni dirette o inverse, e sull'argomento delle correlazioni, ovviamente si aprirebbe un altro, un altro paragrafo che non voglio aprire. Quindi i mercati sono molto legati tra di loro. Questo è importante che voi lo sappiate. Quindi, determinati eventi possono scatenare determinati movimenti che sono collegati ad altri. I traders più esperti possono decidere se applicare l'analisi fondamentale in combinazione con l'analisi tecnica oppure da sola. Io ovviamente sono del parere che una, una fonte di informazione, un tipo di analisi sola non è mai sufficiente per portare a proprio favore la statistica, perché vi ricordo che eh, certezze di scelte sulla base di un singolo evento non sono mai eh, consigliabili. Quindi avere più informazioni da diversi approcci di analisi permette di avere la statistica a, pro a proprio favore. L'analisi fondamentale, senza ombra di dubbio, è eh, utile per proiezioni di medio e lungo periodo. Perché? Perché nel breve periodo può essere suscettibile a cambi di scenario repentini e quindi si deve necessariamente, in quel caso, associare all'analisi tecnica dei prezzi. In definitiva, l'analisi tecnica ci permette di capire i settori che stanno performando di più, quindi Comp le componenti microeconomiche, le condizioni economiche di un paese, la componente macroeconomica, le politiche monetarie di un'area economica, i rapporti di domanda e offerta, di conseguenza, prendere scelte di investimento che sono consapevoli. Ok? Ovviamente ho dimenticato lo stato di salute, salute del settore lavorativo. Comunque tutte queste componenti, se sono, eh, come dire. Eh, Decifrate in maniera corretta ci possono far prendere decisioni consapevoli. Ricordatevi che la consapevolezza è un aspetto fondamentale nel mondo della finanza e non solo. Allora andiamo velocemente, quindi, a vedere eh, step by step questi argomenti di cui ho fatto menzione poc'anzi. I settori performanti. Lo studio dei settori maggiormente performanti viene fatto principalmente dagli investitori che si occupano di materia azionaria, quindi decidono di puntare su aziende appartenenti ad un determinato settore in quanto gli indicatori gli consentono di avere dati a loro favore. Se noi facciamo riferimento, per fare un esempio semplice, al principale mercato, cioè quello americano, i settori più importanti sono quelli della finanza, tecnologia, servizi. Per intenderci... Eh, quando parliamo del settore della finanza, facciamo riferimento ad esempio alle azioni di JP Morgan, Bank of America, Mastercard. Se facciamo riferimento ai settori della tecnologia, ad esempio, Palese, Apple, Google, Microsoft. Se facciamo riferimento al settore dei servizi, possiamo, potremmo dire, non so, azioni tipo di Amazon, Alibaba e così via. Le condizioni economiche del paese. Per poter valutare le condizioni economiche di una nazione o di un'area economica, possiamo eh, valutare diversi indicatori che ci danno lo stato di salute di un paese e che ci possono permettere di individuare quella che è la condizione che ci aiuterà anche in questo caso a prendere scelte di investimento in relazione a quelli che saranno i dati, quindi scelte di investimento razionali e consapevoli. Quali sono questi indicatori? Sicuramente il prodotto interno lordo, il PIL, eh, l'indice dei prezzi del consumo, l'IPC, li vedremo più avanti nel dettaglio. L'occupazione, il settore immobiliare, quindi un settore immobiliare in declino è eh, comunque eh, indicatore importante eh, dell'economia di quell'area, di quel paese. Eh, rendimenti dei titoli di Stato. Passiamo adesso alle politiche monetarie di cui si parla particolarmente ogni giorno, sia nei notiziari di finanza, sia eh, in TV. Tutti i giorni si parla delle scelte di politica monetaria, la BCE e così via. Quindi prestate molta attenzione a, questo, a questa voce che è fondamentale, soprattutto per gli operatori del mercato valutario, quindi del Forex. Quindi la politica monetaria possiamo dire che ha lo scopo di. Eh, governare e gestire il valore della valuta e viene creata dalla banca centrale di un paese o di un'area economica. Allora, nel caso di un paese, l'esempio palese può essere eh, la Bank of England, in quel caso, è la banca centrale di una nazione, oppure la Fed, che è la banca centrale degli Stati Uniti, di una nazione. Nel nostro caso, è la banca centrale di un'area economica, della banca, quindi la BCE, la banca centrale europea. Quindi la banca centrale di qualsiasi economico paese cosa fa? Non fa altro che controllare la domanda e l'offerta della moneta allo scopo di raggiungere gli obiettivi macroeconomici. Possiamo dire quindi, anche se qualcuno non sarà d'accordo, che manipola l'offerta di moneta mediante cose, le modifiche dei tassi di interesse, operazioni di mercato aperto per acquistare e vendere debiti. E obblighi di riserva per regolamentare le banche può adottare politiche espansive, restrittive e straordinarie. Attenzione perché questo è un argomento un po' articolato, ma che abbiamo vissuto nella nostra pelle negli ultimi vent'anni, quindi non sto parlando di una cosa eh, distante anni luce dalla realtà. Le politiche espansive espansive servono per stimolare la crescita come ad esempio eh, tagliando i tassi di interesse e aumentando l'offerta di moneta, cosa che è successa dal 2009 fino a qualche mese fa nell'area euro. Vi sto parlando di cose pratiche, cose che riguardano i vostri conti correnti, i vostri conti di deposito, i, i vostri conti di trading. Dal 2009 ad oggi abbiamo assistito a politiche espansive, dove un mutuo lo facevi all'1%, okay? espansivo vuol dire che c'era tanta moneta in circolazione, Restrittive, queste politiche vengono adottate per rallentare la crescita e quindi aumento dei tassi di interesse, diminuzione dell'offerta di moneta, quello che sta succedendo in questo momento storico in cui vi sto parlando. Sono iniziate le politiche restrittive. Infatti nel grafico che vedremo più avanti, la prossima slide, vi farò vedere... Eh, come sono iniziate le politiche restrittive? Quindi, che cosa vuol dire politiche restrittive? Diminuzione dell'offerta di moneta, i mutui iniziano a costare di più, quindi il denaro chiesto in prestito, quindi prestito al consumo, mutui, iniziano ad avere tassi più alti, I, il denaro inizia a essere remunerato perché il tasso di interesse aumenta, e così via. Infine. L'ultima eh, politica eh, monetaria da parte del Banca Centrale Europea è, sono le politiche straordinarie. Le politiche straordinarie eh, vengono applicate nel caso di crisi finanziarie attraverso modifiche dei tassi, quantitative easing, che significa stampare moneta fondamentalmente. e Queste politiche straordinarie sono state adottate nel 2008 quando c'è stata la crisi dei mutui subprime che poi si è abbattuta. Sulla, sulla nostra area europea, adesso ehm, vi farò vedere la prossima slide in cui c'è un grafico. Eh, ve lo commenterò, scusate per la voce, no, normalmente non è questa la mia voce, ok? Stato influenzale che ancora non mi è passato e quindi al momento questa è la mia voce. E allora passiamo alla prossima slide, di una semplicità veramente eh, ci racconta quello, quello che stavo dicendo poc'anzi. Allora, questo slide che vedete questo grafico lineare è l'euro area interest rate cioè ci dice se voi guardate sulla destra ci sono i numerini 2 1 e 51 in basso non so se lo vedete ma ci sono le date fondamentalmente ci dice eh, quelli che sono stati i tassi di interesse nel, eh, nell'area europea quindi la banca centrale europea come potete vedere dal 2008 questo grafico lo trovate basta andare a cercare su google o su TradingView, dal 2008 eh, sono iniziate le politiche espansive quindi il tasso di interesse è andato scendendo 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 fino a quando è stato a zero per parecchi anni quindi che cosa vuol dire politiche espansive più denaro a disposizione maggiore disponibilità di denaro i mutui costavano poco i prestiti costavano poco e i conti di deposito eh, cominciavano a remunerare sempre di meno fino a qualche mese fa fin quando c'è stata la svolta in quanto l'inflazione è diventata insostenibile la banca centrale ha iniziato ad alzare i, i tassi di interesse quindi possiamo dire che in questo momento storico sono iniziati, no oggi, ovviamente da qualche mese a questa parte sono iniziate le politiche restrittive okay? in cui il denaro inizia a costare di più e in cui il denaro inizia a remunerare di più e in cui la richiesta di denaro invece costa di più, quindi un prestito e un mutuo costano di più, un conto deposito inizia a remunerare qualcosina. Ok? Perfetto, andiamo avanti. Il rapporto tra domanda e offerta. Il rapporto tra domanda e offerta è un argomento. Che interessa principalmente i traders in materie prime, okay? dove la domanda e l'offerta sono fondamentali, ma che interessano anche i trader su azioni, meno i trader eh, dei mercati valutari. Tra poco vedremo perché. Allora, qui dobbiamo fare due aspetti perché, entrando in un argomento così tecnico, eh, il rischio è quello di cadere, eh, inciampare. No? Perché ci sono un sacco di teorie che parlano della domanda e dell'offerta quindi io vi dico la parte teorica e poi la parte pratica quindi teoricamente come dice la slide l'equilibrio tra domanda e offerta è una condizione che dovrebbe consentire ai venditori di vendere la quantità di bene che desiderano e gli acquirenti di acquistare la parte che desiderano la realtà ovviamente è un'altra perché nella realtà un equilibrio di mercato è quasi impossibile da raggiungere infatti ci troviamo o in una fase di eccesso di domanda o una fase di eccesso di offerta vi faccio un esempio pratico, perché solo attraverso l'esempio pratico le cose si possono capire e capire anche il legame che lega le materie prime all'azionario nel rapporto domanda e offerta. Nel marzo 2020, nel pieno della pandemia, il prezzo del petrolio è arrivato a 0 dollari: 0, quindi non 5-10 dollari, a 0 dollari. Le azioni delle principali compagnie aeree, avendo tutti gli, praticamente gli aerei fermi il prezzo del petrolio è arrivato a zero, hanno subito, eh, diciamo, le azioni un drastico calo, non solo perché è legato al prezzo del petrolio, ma anche perché hanno ricevuto un drastico calo della domanda. E quindi non solo è calato il prezzo del petrolio, ma sono calati anche in maniera eh, repentina. Il valore dei titoli che riguardavano le compagnie aeree. Quindi dimenticatevi un mercato che abbia un equilibrio di domande e offerta perché sempre e comunque ci troveremo in fase di eccessi. Passiamo all'altro argomento che è un po' sottovalutato, ma che è molto importante. I dati sull'occupazione. I dati sull'occupazione sono importantissimi in analisi fondamentale perché permettono di capire in quale stato di salute si trova l'economia. Ma allo stesso modo ci permettono di capire la capacità di spesa e di consumo delle persone, che a sua volta ovviamente si ripercuote sui conti statali. Tutto questo permette al trader di capire diversi aspetti dello sviluppo di un determinato paese. Se c'è tanta gente che lavora, tanta gente sarà disposta a spendere. Se spende fa girare l'economia e così via. Questo è in pochissime parole. Che cosa possiamo capire dai dati sul lavoro e sull'occupazione? quanti nuovi posti di lavoro sono stati creati quante persone in quell'area economica sono effettivamente occupati quante persone cercano attivamente il lavoro e quante persone hanno usufruito del welfare sociale dell'assistenza sociale signori, tutti questi fattori incidono sull'espansione o contrazione di determinati settori economici del paese o dell'area economica di riferimento e sono tasso di disoccupazione tasso di occupazione, richieste di sussidio e non fan payroll che vedremo più avanti. A differenza dei normali dati che più tardi vedremo, se il dato è più alto è positivo, se è più basso è negativo. Ovviamente concentrazione su questa cosa che è molto semplice, però è da capire. Se i tassi di disoccupazione eh, presentano un dato più alto, quindi aumenta la disoccupazione. Ovviamente questo dato Deve essere interpretato come negativo perché significa che ci sono meno persone che lavorano, meno persone che possono spendere soldi e far girare l'economia. Un altro dato che funziona al contrario è le richieste di sussidio. Se ci sono più persone che richiedono un sussidio statale, questa cosa non è positiva. Quindi, se il dato esce più alto rispetto alle attese, lo dobbiamo considerare negativamente. Okay? Questi sono. Quei pochi dati che se escono più alti devono consider essere considerati negativi, in rosso. Allora mi fermerei un attimo se c'è qualche domanda, così visto che non mi sento neanche un granché, bevo un goccio d'acqua. Se c'è qualche domanda, scrivete pure. Così eh, prima di entrare nel, nel calendario, addentrarci all'interno del calendario economico. vedo che state seguendo tutti attentamente e questo mi fa molto piacere perché è un argomento del quale mi sono preso una responsabilità importante <ride> se mi vedesse qualche professore dell'università sarebbe orgoglioso di me o magari mi sta guardando e non dice niente va bene non ci sono domande significa che tutto è chiaro allora addentriamoci quindi all'interno del calendario economico ma attenzione prima di iniziare a parlare del calendario economico Vorrei sottoporre alla vostra attenzione la differenza fondamentale tra eventi che sono nel calendario, quindi calendarizzati, e hanno una data, un orario definito, preciso, e eventi che invece non sono calendarizzati, del quale voi non avete il controllo. Gli eventi calendarizzati, quali sono alcuni di cui abbiamo parlato prima? Il prodotto interno lordo, sappiamo a che ora, che giorno il PIL mensile, trimestrale, annuale esce, già lo sappiamo l'indice di prezzo del consumo è la stessa cosa dichiarazione sui tassi di interesse è la stessa cosa gli NFP escono una volta al mese, il primo venerdì del mese, i non fan per ne parleremo dopo la disoccupazione, questi sono tutti dati abbiamo data, orario, abbiamo tutto a disposizione ok il problema è che a destra come vedete ci sono gli eventi non calendarizzati ma è un problema in parte nel senso che se il money management e tutte le regole obbligatorie, chi mi conosce da anni e anche da poco lo sa come la penso, sono molto come dire, no? diretto, molto... ci sono alcune regole in questa attività di trading, di investitore che non hanno margini, bisogna camminare all'interno di una linea. Quindi anche se dovesse succedere qualcosa, mi ricordo i tempi di Trump, Trump quando interveniva, faceva dei comizi all'improvviso, essendo presidente del più potente Stato al mondo, quando dice ha parlato Trump, ho capito, ma ce l'avevi lo stop loss, ecco questo era un esempio. Comunque esistono eventi non calendarizzati, la pandemia che ha portato il petrolio a zero, la guerra attuale in Ucraina, gli interventi non programmati di esponenti politici apicali. Che parlano e possono spostare, io lo devo tenere in considerazione che potrebbe succedere, e quindi rispettare sempre di più le regole e tensioni geopolitiche in generale, che ovviamente possono far scaturire questo, ad esempio, potrebbe succedere molto sulle materie prime, quindi la disponibilità da parte dei paesi del Medio Oriente di maggiore produzione, l'OPEC, insomma tanti discorsi che non sono prevedibili, non sono calendarizzati e quindi non sappiamo, magari guarda, si sono accordati, hanno fatto il cartello prima di fare la riunione ufficiale e quindi non è calendarizzato il mio del petrolio che mi schizza o mi crolla senza che io possa capire un attimino eh, quello che succede. Allora, vedo una domanda, eh, ci, rispondo e poi proseguiamo. Allora, vedevo mi scrive, il calendario mondiale non è tutto uguale, giusto? Eh, forse intendi il calendario economico, no? Un buon calendario economico prevede tutto. Non ho capito la domanda, eventualmente me la, la riproponi in maniera più chiara. Che cosa vuol dire il calendario mondiale? Non è tutto uguale. Se me lo spieghi meglio ti rispondo, Io nel frattempo proseguo. Il calendario economico è unico, ok? I dati sono a livello mondiale, se questa è la domanda. Ok, possiamo proseguire, mi scuso sempre per la voce, questa è o questa o niente stasera, ma di solito non è questa. Come possiamo definire il calendario economico? Il calendario economico lo possiamo definire come, l'ho scritto qui, un'agenda degli eventi previsti che possono o potranno, quindi non è scontato, influenzare i movimenti dei prezzi degli strumenti sui quali andiamo a operare. Ma cosa sono gli eventi economici? Come li possiamo definire? Gli eventi economici li possiamo definire ehm, come quegli accadimenti che potrebbero influenzare l'andamento del valore di un determinato asset. Sappiate che tutti gli attori che sono sui mercati finanziari, quindi dai grandi fondi di gestione, che muovono grossi capitali fino all'ultimo trader appena prodato, devono assolutamente tenere in considerazione e saper leggere, interpretare il calendario economico, perché se non considerano quello sono fuori, cioè non sanno quello che sta succedendo, non, non hanno idea, non sarà una trend line a definirvi un trend di mercato, la trend line può confermare un'idea oppure negarla ma se non sappiamo cosa sta succedendo nel mondo, siamo fuori dai mercati, anche se abbiamo un grafico davanti. Okay? Nel calendario economico tutti i dati che si trovano al proprio interno sono stabiliti con largo anticipo e possono essere programmati, studiati, filtrati in base alle, alle esigenze che ciascuno di voi ha di investimento. Ma che parametri troviamo all'interno del calendario economico? Allora, all'interno del calendario economico troviamo la data dell'evento lo strumento coinvolto, quindi lo strumento che potrebbe essere influenzato, il valore attuale, cioè il valore, eh, scusate, il valore storico, cioè il valore che è uscito l'ultima volta che è stato rilasciato il dato, il valore atteso, quindi quella che è l'attesa rispetto al dato storico, e poi alla data e all'orario che è previsto il valore attuale e quindi che diventa rosso o verde in base a quello che era l'attesa, quindi se è superiore all'attesa eh, esce verde, se è inferiore esce rosso, tranne nei casi che dicevo prima, quindi nel caso della disoccupazione, eh, nel caso delle richieste di sussidio, nel caso dei barili di petrolio, perché se i barili di petrolio escono maggiori rispetto ai previsti, significa che c'è più disponibilità e quindi il prezzo in teoria dovrebbe scendere del prezzo del petrolio. Ok? Eh, poi ovviamente il grado di importanza dell'evento perché se il canale economico è stracolmo di eventi ma ci sono eventi che hanno un'importanza massima ci sono eventi che hanno un'importanza media un'importanza bassa io non posso conoscere a memoria 350.000 eventi in una settimana mi concentro su quelli più importanti la descrizione dell'evento che ci sarà e la nazione o le economiche di riferimento, o valuta di riferimento al quale si riferisce quel determinato evento. Ovviamente, caro amico Amedeo, che ci stai seguendo e stai interagendo, ti ringrazio per la tua interazione. Se si è di fronte a un buon calendario economico, si trovano altre informazioni importanti, come giorni di festività. I giorni di festività sono fondamentali. Se la borsa americana è chiusa per il, la festa del ringraziamento, tu lo devi sapere perché significa può, può avere delle informazioni importanti, significa che la borsa in quel giorno è chiusa, quindi ci potrebbero essere meno contrattazioni, ci potrebbe essere meno liquidità, quindi i giorni di festività dei paesi più importanti, quelli industrializzati, è fondamentale conoscerlo. Poi abbiamo date di rilascio degli utili, delle aziende, delle azioni delle aziende, rilascio dei dividendi, le date dei frazionamenti, anche questo è un dato importante per chi ha uh, gestione del risparmio per chi costruisce, per chi acquista azioni gli ultimi frazionamenti sono stati frazionamenti importanti quello di Amazon, quello di Apple quello di Google importantissimi Il calendario delle initial public offering delle IPO e poi le scadenze dei future che anche esse sono, sono importanti ok, allora eh, a questo punto ovviamente la domanda, intanto vedo che siete rimasti qui, non siete ancora scappati, quindi mi fa molto piacere questo perché l'argomento è molto impegnativo, eh? io lo so, e infatti ho cercato di fare le cose nella, man nella maniera più semplice, guardate, tutto uno schema, uno schema, uno schema, per cercare di rendere la cosa più facile possibile, ma più facile di così vi posso assicurare che non è possibile farlo. Come leggerlo e come interpretare il calendario economico io vi racconto la mia esperienza che spero che possa essere di eh, motore che possa fungere da volano per voi poi ognuno fa quello che vuole ovviamente nella completa libertà allora io personalmente ogni fine settimana studio programmo e filtro gli eventi che considero più importanti per avere il quadro generale della settimana che dovrò affrontare la settimana che verrà questo che cosa fa? Mi permette di capire quali potrebbero essere i giorni o gli strumenti che potrebbero avere maggiore volatilità durante la settimana e di conseguenza questo mi permetterà di concentrare l'attenzione se ancora sono fuori dal mercato o se ho operazioni in corso di concentrare l'attenzione proprio quando ci sarà quell'evento. Il calendario economico, oltre ad avere tutte queste informazioni a disposizione, Sarà sicuramente essenziale eh, saper utilizzare cosa. La prima cosa che bisogna fare, come ho scritto qui, è filtrare gli eventi. La prima cosa da fare è filtrare gli eventi più importanti, schematico. La seconda cosa, che qui vedete scritta al contrario, ma. Eh, sarebbe interpretare la seconda cosa quindi cercare di interpretarlo in modo indipendente dalle eventuali operazioni che si potrebbero avere già a mercato non vi dovete fare influenzare da quello che già avete perché se no la vostra lettura e interpretazione sarà compromessa non sarà indipendente e infine terzo capire che il mercato Potrebbe aver scontato in anticipo la notizia prevista. Questa è una cosa importantissima. Eh, durante la valutazione delle, degli eventi dovete avere questa, ehm, come dire, questa sensibilità. Questo mi capita spesso quando, ehm, quando ci sono dichiarazioni sui tassi di interesse. Questa è una mia condivisione di esperienza. Io mi posiziono prima del dato no? perché. Seguendo le notizie, leggendole, insomma, stando sul pezzo, eh, mi accorgo che il mercato è come se si preparasse all'evento posizionandosi in un certo modo. Quindi, è, secondo me, stupidità e follia fare operazioni di trading durante l'evento. Secondo me, è stupidità, poi ognuno può fare quello che vuole. Più che altro anticipare la notizia, quindi prepararsi alla notizia. Poi, ovviamente, questo non significa che sia la sfera di cristallo. In definitiva la parola d'ordine, perché si avvicina per la prima volta a questo mondo è sicuramente quella di avere la maggiore cautela possibile. Abbiamo visto come leggerlo o interpretarlo, vediamo quindi i possibili scenari di applicazione per il trader investitore. Come dicevo poco fa, si può decidere di anticipare l'evento provando a prendere posizione prima della data prevista, come ho detto poco anzi per, i tassi, per le dichiarazioni dei tassi di interesse, agire in conformità del rilascio del dato. X io lo scrivo perché si può fare, ma X io non lo faccio perché non ha assolutamente senso. Eh, gli spread si allargano, La volatilità è incontrollabile. Non ha senso. Terzo punto, monitorare l'evento e agire con ponderazione successivamente al rilascio del dato. Quindi. Questi sono i tre modi con i quali puoi interagire. Io quello di mezzo l'ho messo, ma non, non lo sposo. Esiste chi fa trading sull'evento, ma secondo me non ha idea di quello che fa. Perché non ha idea? Vi spiego il perché. Purtroppo non ve lo posso far vedere, però avendolo vissuto, avendolo provato anche, voi vi trovate eh, magari di avere anche ragione, no? Sull'operazione che fate, ma i movimenti sono talmente lunghi e profondi durante il rilascio di un dato importante, che la vostra operazione intanto si chiude stop loss, magari anche grosso, e poi ve la trovate partire nella direzione che voi avete scelto. Quindi frustrazione doppia non esiste cosa più frustrante di aprire un'operazione in buy che si chiude stop loss e poi continua buy. Oppure lo stesso vale per il sell. Quindi. Indovinare l'operazione, la direzione dell'operazione ma prendere comunque lo stop loss, ok? Allora Riccardo, eh, commento di Riccardo, bevo un sorso d'acqua. Prendo un po' di fiato che ne ho poco. Ho provato una vera frenesia e spread giganteschi. Ecco, Riccardo, vedi? Ovviamente questa. Questa condivisione, no? questo anche tuo eh, come dire, accordare con quello che sto dicendo, eh, è, la, è la realtà. No? Una realtà che tu in un libro non lo trovi, in un blog non lo trovi, anzi girando spesso e volentieri sui social, trovando qualsiasi cosa, trovi gente che ti dice come no, devi fare trading sull'evento, quando in realtà è una stupidaggine perché sia lo spread che i movimenti sono incontrollabili e non hanno alcun senso. Quindi mi fa piacere che Riccardo, che non conosco, condivida eh, diciamo il, mio, il mio pensiero perché poi è vissuto, quindi è la realtà. Allora, gli eventi principali da monitorare, ovviamente anche qui vado sulla alla stregua della mia esperienza. Abbiamo capito quindi che il calendario economico è, eh, come dire, uno strumento indispensabile per cercare di capire come gli eventi di qualsiasi natura essi siano, macro o microeconomici, possono influenzare i movimenti di prezzo sul grafico. Per poter capire meglio questo dobbiamo concentrare l'attenzione sugli eventi sicuramente attesi e importanti, decisione sui tassi di interesse delle banche centrali dei paesi più industrializzati. Se c'è una decisione da parte della Banca Centrale del Brasile, con tutto il rispetto, o dell'Indonesia, con tutto il rispetto, non mi sposta. Ecco, vorrei eh, dire a voi questa cosa che è importante. Se c'è una decisione da parte della Fed, <ride> della Banca Centrale Europea, della Banca Svizzera, Australia, Nuova Zelanda, allora in quel caso la decisione è importante e mi può e mi deve interessare. Ok? quindi attenzione l'ultima parolina dei paesi più industrializzati. Poi abbiamo eh, rilascio dei dati sul prodotto interno lordo di ciascun paese, certo la crescita della produzione è, eh, è la capacità di rimborsare il proprio debito pubblico e questo è il PIL, lo vedremo più avanti. Gli NFP non fan per all, in italiano le buste paga del settore non agricolo rappresentano l'80% di coloro che hanno una busta paga, a parte gli agricoli. Quindi l'economia che gira: se hai la busta paga, prendi uno stipendio, compri la roba, fai la spesa, fai il Black Friday, fai i regali per il Natale. Se non hai un lavoro, una busta paga, l'economia non gira. Quindi il numero di salariati è fondamentale. Questo è un dato che vedremo più avanti uscire il primo venerdì di ogni mese. Indice dei prezzi al consumo, il PC indica il livello di inflazione di ciascun paese, il CPI indice dei prezzi di produzione, lo vedremo più avanti. Disponibilità delle materie prime, una volta alla settimana il dato viene rilasciato, quindi quanti barili di petrolio sono disponibili negli States, e indice dei prezzi di produzione. Questi sono gli eventi principali, poi ce ne sarà qualcuno che mi sono dimenticato, c'è un evento in particolare che io osservo che viene presentato come basso. Nell'importanza, secondo me è un po' più alto. Io non l'ho inserito qui per non fare troppa confusione. Che sono le posizioni nette speculative sui future rilasciate ogni venerdì sera al Chicago Mercantile Exchange, ci dimostrano come si stanno posizionando, diciamo, in una grossa borsa che è appunto il CME è un evento che viene considerato di bassa importanza. In realtà è importante. Non l'ho inserito perché avrei creato troppa confusione. Andiamo avanti. Allora. C'è qualche domandina, vediamo, Renato scrive certamente perché in quel fragente c'è molta volatilità. Esattamente. Ma la volatilità non è un aspetto negativo, attenzione. Eh? La volatilità non è... è che c'è totale incertezza. Ecco, cioè tu ti ritrovi l'operazione giusta, tra virgolette giusta, non è giusto o sbagliata, sensata, oggettivamente sensata. Te la trovi chiusa in stop loss solo perché magari c'è quel... La manipolazione del momento, magari gli high trading frequency, gli expert, stanno muovendo i mercati in maniera veloce e ti ritrovi chiusa l'operazione senza alcun senso. Allora, decisione sui tassi di interesse: allora, decisione sui tassi di interesse. Eh, ovviamente le banche centrali, io faccio riferimento sempre alla BCE perché è quella che ci interessa sotto tutti i punti di vista, dal punto di vista di investimento, dal punto di vista di trading, è quella che abbiamo più vicina, sono i nostri soldi che abbiamo in tasca. L'obiettivo comunque delle banche centrali è quello di mantenere la stabilità dei prezzi, cosa che non è stata possibile negli ultimi anni. Io credo che la Presidente Lagarde sia un incompetente perché eh, dovrebbe fare un altro lavoro il presidente di una banca centrale deve essere un esperto della materia e non un laureato in giurisprudenza e quindi determinate scelte economiche macroeconomiche eccetera eccetera devono essere prese prime sì, il fatto che questa stabilità dei prezzi nell'area economica non è, stata, non è stata attuata in maniera corretta e va da sé che abbiamo l'inflazione a oltre il 10% nell'area economica senza fare polemica decisioni più alte di tassi di interesse rispetto al previsto dovrebbero, dovrebbero comportare eh, un apprezzamento nella valuta di riferimento. Okay? Un altro aspetto fondamentale, tassi di interesse più alti eh, comportano attrazione nei confronti degli investitori esteri, okay? perché giustamente eh, nel caso dell'euro, in questo momento l'euro piano piano, vi do una mia visione, euro, USD una volta che si calmerà la forza del dollaro, io credo che vedremo un euro molto forte, no? Perché non c'è altra strada. Non c'è un'altra strada diversa per non abbattere l'inflazione a doppia cifra. Grazie Massimiliano. Eh no, la Gard non è il suo lavoro, ecco, doveva fare un altro lavoro assolutamente. <coughs> Scusate. Ovviamente eh, dati sui tassi di interesse più bassi rispetto alle aspettative vengono considerati come negative per la valuta di riferimento e così via. E, andiamo avanti. Mi fa piacere che molti di voi condividono in maniera eh, abbastanza indipendente perché non vi conosco, quelli che state commentando, mi fa piacere perché io oggettivamente non ho alcun interesse, vi dico la verità, a... Eh, a dire che non sono d'accordo con la Lagarde perché ci, ci, ci fa trovare oggi come cittadini dell'Unione Europea, dell'Europa, dell in una situazione veramente incredibile. Allora, qui dobbiamo, fare, ehm, dobbiamo prestare un attimino di attenzione per fare la differenza tra il CPI e il PPI. Okay? Allora, il CPI è il Consumer Price Index, cioè l'indice dei prezzi al consumo. Che cosa ci fa? Ci misura il cambiamento di prezzo dal punto di vista del consumatore. Tecnicamente non è altro che la media ponderata dei prezzi relativa a un paniere di servizi, di beni e servizi in un determinato periodo di tempo, mensile, trimestrale, annuale. Cosa ci misura? Ci misura sostanzialmente un indicatore inflazionistico che riguarda il lato dei consumatori, quindi tiene in considerazione il paniere. Nel caso dell'Italia, il pene dell'Istat, e vede quanto eh, diciamo, eh, misura il cambiamento dei prezzi dal lato del consumatore. Dati superiori al previsto sono considerati positivi, perché ovviamente l'inflazione di per sé non è cattiva. Attenzione, vorrei sfadare un mito: l'inflazione al 2%, al 3% non è cattiva, è crescita. Il problema è che è al 10%. Questo è il problema, quindi non è sbagliato che ci sia inflazione. L'indice, quindi il CPI, è verso i consumatori. Il PPI, il producer Price Index, è invece l'indice dei prezzi di produzione, in questo caso sempre un indicatore inflazionistico, misura il cambiamento del prezzo dal punto di vista del venditore. Ok? Questo viene. Eh, praticamente misura il cambiamento dei prezzi all'ingrosso dei beni consumo e strumentali senza considerare i servizi, mentre nel, nel CPI considerava bene i servizi dal lato del consumatore. Andiamo avanti. Ovviamente il GDP che avrete sentito sicuramente in tutti i film che parlano di economia, è il gross domestic product, ovvero il PIL, semplicemente il prodotto interno lordo che ovviamente abbiamo per ciascuna nazione, quindi il PIL dell'Italia ad esempio, eh, o il PIL della Germania, il PIL eccetera eccetera. Che cos'è il PIL in linea generica? Misura la capacità eh, che ha un paese di produrre ricchezza Tenendo in considerazione i beni e i servizi che vengono prodotti. Una cosa fondamentale che riguarda il PIL è che misura la capacità della nazione di ripagare il proprio debito pubblico. Il grandissimo problema che attanaglia no, la, nostra, la nostra nazione, no? il rapporto PIL-debito pubblico, è un problema grossissimo che in Italia eh, non so se continuando a fare debito riusciremo a risolvere prima o poi, o chi lo pagherà, insomma, venendo più avanti. Eh, un dato ehm, migliore del previsto quindi un PIL maggiore rispetto a quelli che sono i valori attesi è da considerare positivo ovviamente un dato negativo è da considerare da interpretarsi in senso negativo o ribassista sul PIL ci sarebbero tante cose da dire esiste il PIL reale, il PIL nominale e così PIL pro capite per intenderci il PIL pro capite più alto ce l'hanno ad esempio il Lussemburgo per intenderci no? Paesi come diciamo quelli, que, que, quei paesi piccoli dove la concentrazione della spesa pubblica rispetto alla produzione è molto, è molto buona, cosa che da noi invece non è. Perché in Italia nello specifico abbiamo una spesa che è molto più alta eh, rispetto al PIL che andiamo a produrre. Non voglio entrare in polemica, ci sarebbero tante cose da dire. Allora, mancano solo 5 minuti, ma credo di aver finito mancano gli ultimi due argomenti. Poi spazio alle domande velocissime. Allora, non farm payroll, l'ho detto prima, sono le buste paga del settore non agricolo, rappresentano l'80% di coloro che prendono un salario, eh, esclusi eh, diciamo, quelli del settore agricolo, quindi dipendenti, tutti, tutti coloro che lavorano negli in uffici, insomma, coloro che hanno una busta paga. Questo è importante, perché come dicevo prima, se aumenta significa che ci sono molte più persone che lavorano, quindi molte più persone che pagano tasse e molte più persone che saranno disposte a spendere per consumi di beni e di servizi. Un dato negativo invece viene interpretato in maniera negativa. Questo è un dato che riguarda principalmente gli States, quindi United States, gli Stati Uniti d'America. È un indice importante dell'economia perché quando viene rilasciato, se ci fate caso, ogni primo venerdì del mese... Okay. Eh, comporta delle, delle variazioni molto molto importanti. Concludo col saldo della bilancia commerciale che non fa altro che misurare la differenza tra i beni esportati e quelli importati. Se i beni eh, esportati sono eh, positivi... Significa che coloro che vivono in Italia esportano questi beni e devono acquistare la valuta nazionale, in questo caso sarebbe l'euro, la lira, l'euro e quindi è una cosa molto positiva. Io sarei un attimino arrivato, quindi vi ringrazio per l'attenzione, vi do lo spazio per tre minuti di domande, se ci sono, eh, se no vi ringrazio per l'attenzione e eh, vi auguro buone feste, buon fine d'anno, perché questo credo che con molta probabilità sarà l'ultimo evento. Mi congratulo con me stesso perché fino a ieri credevo di non farcela perché stavo malissimo. Se vuoi risultati diversi, agisci diversamente, cambia le tue convinzioni. Questa frase mi piace molto. Eccomi qua. Mi vedete? Perfetto. Allora, se c'è spazio per qualche domanda, vediamo un attimino, Gaia, se qualcuno si vuole, si vuole lanciare per qualche domanda, se no, ci salutiamo. <coughs> Allora, Amedeo ci scrive, il valore della moneta può essere arbitrato in base alle piattaforme di exchange. Mm. Allora, io, Amedeo, questa domanda non, non l'ho capita. Non ho capito questa domanda. Probabilmente vuoi dire che la quotazione di un exchange è differenza da un altro e quindi ci fa arbitraggio sopra, questa credo che sia la domanda. Allora, la risposta, la risposta è no, perché le quotazioni considera, se questa è la domanda, la risposta è no, perché considera che le quotazioni, eh, no, le quotazioni che riguardano l'exchange sono eh, fino al quinto decimale, quindi anche se tu provi a fare arbitraggio, diciamo, difficilmente riesci a farlo, A parte che non si può fare, è una cosa che non si può fare, ma difficilmente riesci a farlo. Perché tra lo spread, e, e, e diciamo, i movimenti simultanei, cioè, non si può fare, assolutamente no. <clears throat> Allora, Riccardo, il PIL reale non mi sembra di averlo mai visto nei calendari economici. Ne ho sentito solo parlare. Praticamente devo togliere l'inflazione al il PIL. Allora, il PIL reale di misura il valore di tutti i beni e servizi prodotti da un paese prendendo come riferimento i prezzi non specifico. Esattamente. Ok. Io vi ringrazio per essere stati qui. Vi auguro uh, buone feste. Io mi sto guardando dall'altra parte, per questo non vi sto guardando più qua spero di avervi dato spunti operativi perché vi posso assicurare che è stato veramente complicato eh, mettere insieme tutte queste cose eh, perché sono argomenti ogni, ogni argomento è fondamentale se lo vedesse qualcuno dice questo è un pazzo quindi mi sono preso questa responsabilità eh, ma le sfide mi piacciono sempre quindi cerco di affrontarle tutte nel modo migliore grazie a tutti, buona serata, buon trading e fate buone, fate buone cose buona serata a tutti grazie per essere stati qui alla prossima. Zero. Seriously? Yes, absolutely zero. At XTB, you can buy shares and ETFs with zero commission. <laughs> zero commission. Su in azioni zero reali a 0% di commissione.